Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sabato 24 marzo 2012. Sono ora le 9:15 minuti e questo video apparirà, suppongo, attorno a mezzogiorno, 12:15, 12:30. Va bene, cari amici? La vedete il titolo della nuova trasmissione? Editoria in crisi. Ora c'è il web, ma io mica me le invento le notizie, io le commento alla maniera mia, ma le commento, io non vendo illusioni, cari amici, capito? Mai, questa pubblica web tv ha venduto sogni, ha venduto illusioni, perché dopo uno mi può dire che tu ci hai rubato i nostri sogni, e lo sapete che c'è lo slogan giovanile, no? Ci avete rubato il futuro. Ci avete rubato i nostri sogni, giù le mani dai nostri sogni, per cui è meglio che io non venda sogni, non venda illusioni, capito? Così poi nessuno mi può rimproverare, capito, cari amici? Eccolo qua, questo è il quotidiano La Stampa di Torino di oggi, 24 marzo 2012, c'è scritto in primo piano, pagina 13, la crisi, il mercato dell'editoria. E libri italiani fanno il bilancio e i conti del 2011 non tornano. Non tornano i conti. E il mio povero babbo, che era un toscano, mi diceva sempre che i conti tornano, sono i soldi che non tornano, capito? I conti, pure i conti non tornano qua. Escono i dati dell'ultima stagione natalizia, il calo è del 20%, a Roma direbbero megoglioni, cioè il fatturato totale globale dell'editoria italiana è calato del 20%, sì c'è la crisi, ma sono pochi gli altri settori che sono calati del 20%, capito? Sono pochi, ma quanti video che ho già fatto, cari amici, ma quanti video che ho fatto su questa faccenda, ve l'ho già detto, no? Che se voi siete disoccupati, create una casa editrice, magari la create su web, una casa editrice, perché in Italia sono molto, molto di più gli scrittori che i lettori, d'accordo? Quante volte ve l'ho detto? E ci sono tante di quelle case editrici, cari amici, in Italia, ma penso che sia così pure altrove, nell'Occidente glorioso, tante di quelle case editrici, che sono più numerose, le case editrici degli scrittori, sono le case editrici a pagamento, di cui parlava il nostro Umberto Eco nel suo romanzo Il pendolo di Foucault, e a proposito degli scrittori a pagamento, egli li aveva individuati con l'acronimo autori proprie spese, APS. E il 99% degli scrittori italiani hanno pubblicato per una casa editrice a pagamento, cioè hanno messo le mani dentro il loro portafoglio, hanno tirato fuori 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euro, li hanno passati all'editore a pagamento, e dopo un po' è apparso il libro a pagamento che non avrà nessuna circolazione. Io vi ho testimoniato, io ho fatto la cavia, cari amici, e ci ho fatto anche un video tanto tempo fa, ma tanto voi non ve li ricordate i miei video, oppure non neanche li guardate. Vedete, cari amici, io ho fatto la cavia, ho preso un mio romanzo già pubblicato e l'ho mandato a Albatros, il filo, vedete? Non c'è trucco e non c'è inganno, mi pare di averci già fatto il video intitolato Edizioni Albatros, vedete? E ho mandato il dattilo scritto di un libro già pubblicato, non ricordo. Però ho fatto la cavia e loro mi hanno scritto, poi vedete, non c'è trucco e non c'è inganno, che sì, e il dattilo scritto che io avevo loro inviato era molto bello, molto bello, me lo pubblicavano e c'era pure il contrattino, qua c'è il contrattino mio, non ci sono trucchi e non ci sono inganni, vedi tutto il contrattino,
E qua si trattava che me lo pubblicavano, però c'era una bella cifretta da pagare, una bella cifretta, mi pare 2.000-3.000 euro, mi pare, capito? Cioè non è che dovevo pagare, mi dovevo limitare a comprare, io me medesimo, comprare 185 copie del suo libro al prezzo di copertina di euro 14,90. Siccome siete più bravi di me voi, moltiplicate 185 copie del suo libro, cioè del mio libro, moltiplicate per 14,90, per 15 euro. E vedete, così si vede. In pratica il libro... E poi da questo libro poi mica ci avevo un ritorno di fiamma, perché il libro loro lo pubblicavano, e io avevo tirato fuori i soldini. Ah, guardate che nei casi mio mica posso fare la cavia con tutti, non posso mica fare la cavia con tutti, capito? Fatelo voi pure. Migliaia e migliaia sono le case editrici pronte a stampare il vostro, date lo scritto, il vostro manoscritto. Tu migliaia e migliaia che vi fanno pure la reverenza, vi fanno, capito? E questo è un campione adeguatamente rappresentativo di come si muove il 99% dell'editoria italiana. Per cui io vi ho sempre detto che quanta fatica che ho fatto per raggiungere la casa editrice degna di questo. Quanta fatica, cari amici, che ho fatto la fila. Ho fatto la fila per una trentina d'anni. Adesso ve la racconto la storia mia, ma prima andiamo avanti con questa faccenda, cari amici. I libri italiani fanno il bilancio, i conti del 2011 non tornano, è calato del 20%. Poi, Tutto Libri, questo è l'inserto Tutto Libri odierno, perché il quotidiano torinese La Stampa e pubblica ogni sabato questo inserto, capito? Che io fin da giovane leggevo il Corriere della Sera, però quando arrivava il sabato mi buttavo sul quotidiano torinese La Stampa, perché qua si vendono tante illusioni. Non voglio rimproverare nessuno, capito? Non voglio rimproverare nessuno, però io andavo a vedere e leggevo tutto questo inserto, leggevo le recensioni e dicevo: beato questo che ha pubblicato per Mondadori, beato quest'altro che ha pubblicato per Rizzoli, beato Mondadori mica è stata sempre Berlusconi. Tanto per chiarire la situazione, una volta non era di Berlusconi, tanto che sia chiaro, poi è diventata di Berlusconi, non so, verso il 1980, il 1990, non mi ricordo, ma non ha importanza. Beato questo che ha pubblicato per Feltrinelli, beato quest'altro che ha pubblicato per Rizzoli, beato quest'altro che ha pubblicato per Editori Riuniti, e beato quest'altro ancora che ha pubblicato per qua. Io sognavo. Allora, qua c'è un articolo sull'inserto Tutto Libri odierno, sempre sabato 24 marzo 2012, dove c'è scritto: io mi pubblico da solo, ma poi chi compra? Chi compra? Self-publishing, eccolo qua, è il termine, la parola inglese, la vedete? Self-publishing, vedete? È la nuova frontiera dell'editoria digitale che tutti vogliono esplorare. Anche Mondadori lancia una sua piattaforma e la affida allo scopritore di Saviano, cioè lo affida all'editor che ha scoperto Saviano, l'opera di Saviano. Allora, il fatto è che in Italia tutti vogliono pubblicare un loro libro, tutti. Compreso Serafino Massoni. Serafino Massoni ce l'ha fatta sulla base del caso e della necessità, perché io non ho santi in paradiso, ho fatto 30 anni di anticamera, solo qua, il caso e la necessità. E adesso arriviamo ai nostri inediti, quelli che si chiamano i sogni nel cassetto. Io ce l'ho ancora tanti dei sogni nel cassetto, che sono stati rifiutati dagli editori. Quanti rifiuti che ho ricevuto. Un altro al mio posto sarebbe andato in una profonda depressione, un altro, non ho resistito 30 anni. E adesso ti salta fuori pure questa bella iniziativa. Cosa non si fa, è un patriarcato per far quattrini. Avete manoscritti nel cassetto? Così i sommersi saranno salvati.
Adesso c'è pure un... questo non è il quotidiano torinese La Stampa di oggi, eh. Se questo, questo articolo ve lo volete leggere nella sua interezza, dovete andare sul quotidiano torinese di ieri, venerdì 23 marzo, l'articolo è di Mirella Serri, si trova a pagina 39 del quotidiano torinese La Stampa di ieri, venerdì 23 marzo 2012. Ora c'è una simpatica iniziativa, adesso come non si sa più cosa fare, e qualcuno ha detto, noi possiamo sfruttare pure gli inediti, cioè quelli che non sono stati mai pubblicati, e per cui qua c'è questa iniziativa, non ho capito bene com'è congegnata, e il fatto sta che se tu vuoi partecipare a questa iniziativa con qualche tuo inedito, cioè con qualche tuo libro che nessuno ha pubblicato, e tu non hai voluto cacciare i soldi per pagare un editore a pagamento e l'hai tenuto nel cassetto il tuo manoscritto, e lo puoi far partecipare a questa iniziativa, però guarda caso, pure se vuoi partecipare a questa iniziativa dove verranno premiati di alcuni inediti, mica tutti, devi sganciare in partenza 130 euro. Questo è il quotidiano La Stampa di ieri, eh. Quotidiano La Stampa di ieri, capito ragazzi? Lo potete leggere, e devi sempre sganciare un po' dei soldini. Allora, allora cari, mi raccomando, e ricordatevi che io qua ho le prove, ho fatto la cavia, mi raccomando ragazzi, dovete credere a Serafino Massoni, il 99% delle case editrici italiane pubblicano la vostra opera a pagamento, cioè dovete sganciare voi. Insomma, sarebbe come se un agricoltore che produce patate, poi va per strada con un carretto e le patate, mi dice, ecco qua che belle patate, ve le regalo, anzi vi pago io se prendete le mie patate. Non so se ho espresso l'analogia. Un bravo agricoltore che dice, guardate che patate che ho prodotto, prendetele, assaggiatele, vi pago. La stessa cosa che sta qua, capito? C'ho le prove, finalmente c'ho le prove. Beh, adesso vediamo quello che è capitato a Serafino Massoni nel corso della sua carriera. Io ho cominciato a voler scrivere nel 1973-74, allora, siccome sono nato nel 1940, avevo 33-34 anni, ero già professore di filosofia e storia nei licei, ho detto, mi metto a scrivere. E quindi dal 1973 ho inviato tantissimi manoscritti, tutti bocciati, io che figuraccia, ci avevo lavorato tanto, eh. Soltanto nel 1990 ho potuto pubblicare un libro, ma non era un romanzo, io ci tenevo i romanzi, era un saggio, è diverso, è più facile pubblicare un saggio, capito? È più facile. Nel 1990 appare questo mio saggio storico-linguistico, vedete? Che poi è stato utilizzato nelle scuole, nelle università, è stato un bel colpo, cari amici, è un bel colpo, è stato... Meriti miei pochi, il caso e la necessità, capito? Bello, aggiornamenti, linguistica e psicolinguistica, vedete? Linguistica e psicolinguistica, non si... ed è ancora in circolazione, me l'hanno detto i miei amici, che è ancora in circolazione. E poi che succede? Siccome avevo già una bella esperienza sulle case editrici, appare questo pamphlet letterario, editori e scrittori, che è stato recensito anche sul Corriere della Sera, capito? Andate sul mio sito personale. Questo non voglio dimenticarmi, questo lo potete leggere gratis sul mio sito personale www.massoniserafino.it, sul mio sito personale lo potete leggere e anche stampare gratis, capito? Poi piano piano mi si aprono le porte, piano, ma che fatica, cari amici, che fatica. E piano piano, chi va piano va sano e va lontano, e cominciano ad apparire i romanzi, capito? Per esempio appare questo, vedete? Il Tribuno Egizio, che è ambientato ai tempi della Seconda Guerra Punica, Annibale e Scipione l'Africano, Tullio Pironti editore, che è un buon editore, Tullio Pironti, potete digitare, verificare chi è questo editore qua,
I libri di questo editore viaggiano in tutta Italia tramite le messaggerie libri. Poi, piano piano, piano piano, piano piano, sempre chi va piano va sano e va lontano, ho la fortuna di arrivare alla casa editrice Aliberti e ci sono dei cari amici che hanno drammatizzato, cioè hanno fatto una bella recensione spettacolare di un capitolo di questo romanzo storico ambientato ai tempi della Santissima Inquisizione, dei Catari, degli Albigesi, eccetera, eccetera, eccetera. E sono arrivato qua, questo mi pare che sia apparso nel 2003, nel 2004, e siccome fece tanto scalpore questo romanzo quando apparve, potete verificare sul mio sito personale, tanto scalpore, andò persino in prima pagina, quando si parla dei Catari, degli Albigesi, bisogna stare attenti. Allora che cosa è successo? È successo che la casa, il gruppo editoriale internazionale Hachette, ha scritto alla casa editrice Aliberti, ha detto: casa editrice Aliberti, prestamelo questo romanzo qua, che io il gruppo editoriale internazionale Hachette lo voglio portare in tutte le edicole italiane nella collana Codici Segreti della Storia. E così è andato, e così è andato. Poi e siamo nel 2004-2005, arriva il Marinaio delle Antille. Il Marinaio dell'Antile è ambientato al tempo della nascita delle SA, le squadre d'azione di Elmstrom. Eccolo qua. Io questa, per me questa è l'opera più amata da me, è l'opera più amata, cari amici. Poi, cari amici, come si dicono gli inglesi, last but not least. Eccolo qua, quello che voi conoscete a memoria, cari amici. E siamo nel 2008, la mia ultima opera è questa, 2008, La Stirpe del Serpente, che voi conoscete molto bene, perché su questo romanzo storico, mitologico, si basa interamente questa mia pubblica web TV. Ok, cari amici, ma quanto ho penato, cari amici, non mi riconosco mica dei meriti superiori a quelli che non ci riescono a pubblicare. No, 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 tutto inquadrato e in quello che diceva il grande filosofo greco, e diceva: tutto ciò che esiste nell'universo, Democrito di Abdera, tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. E oggi come cosa fare? Cosa volete fare, cari amici, oggi? Ma non fate più quello che ho fatto io, perché se ai miei tempi c'era il web, ma io aprivo un mio bel canale, lo aprivo già quando cominciai a scrivere, che mi rifiutavano tutti i media, tutti, poco quante pene, nel 72 e 73, se ci fosse stato il web, io aprivo questo canale qua, lo aprivo nel 72 e 73, e a quest'ora invece di avere, più di un milione di visualizzazioni dal canale, e circa 4 milioni di visualizzazioni dei video, e a quest'ora c'avevo molto di più, avevo che so, 10, 15 milioni, 20 milioni di visualizzazioni dei video, capito? Solo aprivo questo, ma non c'era. Adesso voi ci avete la fortuna, ma non ci andate a pubblicare i libri presso una casa editrice a pagamento. Io questo esperimento l'ho fatto per voi, cari, non l'ho mica fatto per me, perché io lo conoscevo da un pezzo, la musica. Oggetto, che c'è scritto qua? Gentile Serafino Masoni, riscriviamo dopo aver letto con interesse la sua opera. E certo che la leggono con interesse quando si tratta di acchiappare quattrini, ma io mica ce l'ho con loro, ecco, questi editori a pagamento, non ce l'ho con loro, devono campare pure loro, capito? C'hanno anche loro la moglie e i figli da mantenere e tutto qua. Beh, oggi come oggi io consiglio sempre ai ragazzi: Ma no, aprite un canale, un sito personale, e le vostre idee esprimetele, non andate a pagare per pubblicare le vostre idee, oppure se proprio volete il libro, e stampatelo, appuntate su un vostro canale personale.
Tanto dite, non lo legge nessuno? Sì, vabbè, ma pure se è pubblicato a pagamento non lo legge nessuno, capito? Almeno col web no, non spendete niente. Va bene, cari amici, io ho compiuto la mia opera buona e quotidiana. E vi ringrazio tutti se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.